Buongiorno a tutti amiche e amici della di Sport, bentornati su uno Sport Channel, ragazzi, video speciale, non so mai se vedrete questo frammento di video, perché io sto andando a Villafranca a vedere la quarta tappa del Giro d'Italia, avrò anche il pass, quindi sarò in delle zone molto molto particolari, quindi ragazzi, vediamo un po' come andrà e noi ci vediamo alla prossima clip, se ce ne saranno altre, ciao! Mancherà poco qua al traguardo, Ecco quanto è rosso! Sta già arriva tanto la... ho il suono, va. Torna... Yamaha! Ti rendi conto che loro ogni giorno smontano, montano, smontano e montano. È un border, cioè. E che fa di coso, penso... Guarda, c'è davanti. Faccio un video, compare, faccio un video. Meno 4. Meno 4 al traguardo, signori. Il carretto siciliano. Qua rischio di investire qualcuno. Viva il giro. Vai. Di qua dobbiamo andare? Sì, sì. Ok. Queste bandierine c'erano già da ieri mattina. Villafranca, passo ottenuto, vedete anche il mio nome tranquillamente e niente. Questa è invece la zona, diciamo, commerciale tra i Radio 2, in questa piazzetta, pare la piazzetta di mercato. Comunque c'è anche la Toyota, bella macchina, non è la mia preferita. Questa zona antistante al traguardo, ancora non sono entrata nell'area riservata. Qua ci sarà il podio di tappa, dove verrà premiato probabilmente un grande velocista, Arnaud Demar, Fernando Gaviria, Elia Viviani, Peter Sagan, vedremo. Comunque 25 metri e lì c'è il traguardo e là sotto c'è il palco del processo di Alessandra De Stefano e tutti i suoi ospiti. Palco del processo alla tappa, che si trova circa 75 km dopo il traguardo, ma appena salutato Damiano Cunico, ve lo dico, è qua sul palco del processo alla tappa. C'è Antonello Orlando perché sta per cominciare anteprima giro, eccolo qua Antonello Orlando che si sta segnando le cose. Sotto il podio. Allora amiche ed amici, sto editando il video, almeno ci sto provando con le immense capacità del canale. E comunque vi racconto un attimo quello che è stata poi la mia mattinata, perché poi ci sono più foto e molti meno video. Prima di incontrare Cunego ho incontrato quelli di Radio Rai, quindi ho incontrato Piccinelli, ho incontrato Silvio Martinello, gli ho fatto i miei migliori auguri per la sua imminente candidatura. Inoltre ho denotato il mio dispiacere nel fatto che lui non forma più ormai dal 2018 quella magica coppia con Francesco Pancani in telecronaca diretta sulla Rai. E niente, poi durante il pomeriggio, quando la corsa passava dai miei paesi natali, Novara di Sicilia in particolare e Termini Vigliatore, io, soprattutto Novara di Sicilia, io la corsa l'ho vissuta dalla zona mercato, diciamo. Anzi, ho vinto anche un bel po' di cosine, magari vediamo se riesco, ve le faccio vedere, non vi prometto niente. Vabbè. Allora ragazzi, vi faccio vedere un po' quello che ho vinto al giro. Iniziamo dalle due borsette a sacco. Toyota ed Eurospin. Questa borsetta conteneva alcuni prodotti della Puerto Sol, marca famosissima, incredibile, ma vero. Vabbè, c'era anche un pacchetto di patatine, tipo Fonsis cinese, eccetera, eccetera, vabbè. Poi, questa super borraccia che ancora non ho usato, Toyota Hybrid. Poi mi hanno dato questa cosa che c'erano tutti i bambini, queste due ditine della Toyota. Poi questo qua che è semplicemente un... come si chiama? Un soprammobile, diciamo. Poi c'è anche la... come si chiama? Il portachiavi dell'Eurospin, che non ho qui a disposizione in questo momento. E poi questa bag c'è una storia particolare, perché l'ho vinta effettivamente. Sono andato lì sotto il palco di Radio 2, mi sono fatto fare una domanda inerente al ciclismo, era un indovinello, e pensate, ho indovinato questo indovinello ancora prima che mi finisse il conduttore di dirmelo. La risposta era Felice Gimondi. Appena lui mi ha detto che del Cannibale n'era il rivale, io ho detto a posto, deve essere per forza Felice Gimondi, uno dei 7 corridori in grado di vincere Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta a Spagna. Vi lascio alla continuazione del video, ciao!
a questo punto del video, prima di farvi vedere un attimo la volata, vi faccio vedere alcune foto scattate durante la corsa da parte di Antonio, un ragazzo che mi ha accompagnato in questa avventura, che saluto e ringrazio di cuore, così come saluto e ringrazio ancora più di cuore Aurora per aver fatto per aver scattato delle fotografie con una macchina fotografica, averle editate e avermele passate, dove appunto lei raffigura il passaggio dei corridori. Sono foto davvero molto molto belle. Vi lascio il link della sua pagina Instagram dove pubblica fotografie in descrizione. Che conci! Ale Yates! Peio Bilbao! No, non era lui, no, è Padun, è Padun! Poi manda! Ok! Bravo Matthews! Bravo Matthews! Non era lui, non era lui, non era lui, era lui! Va a premiarvi la tua sei vittoria d'etappa di Arnaud Demar sulle Giro d'Italia. Arnaud Demar, eccezionale. Bravo Arnaud! Con anche Musumeci presente. Ecco Arnaud Demar intervistato da Isel di Eurosport GCN. Sagan intervistato da Isel per Eurosport GCN. Ripeto. Allora, dopo aver visto il podio di Demar, aver fatto le foto con questi ciclisti, mi sono portato assieme al Supremo e assieme ad Ignazio, che saluto e ringrazio di cuore, dietro al parco del processo alla tappa. Io poi mi sono staccato da loro e sono andato un po' più indietro, nella zona dove c'erano tutti i camioncini della Rai, e ho intravisto la testa di Genovesi. Così ho pregato veramente un cameraman che era lì, che sta assistendo le cose, di far uscire Genovesi assolutissimamente. Fatto che è andato lì, erano in riunione, c'era anche Sgarbozza, ho fatto la foto, Sgarbozza grandissimo, il Giro d'Italia senza di lui non sarebbe stato così ignorante, grandissimo Gigi Sgarbozza, la mattina ci alleggiava tutte le mattinate, a noi appassiona il ciclismo, c'era anche Antonello Orlando che è passato velocemente, così ho fatto uscire Fabio Genovesi. Fabio Genovesi l'ho fatto uscire per un motivo particolarissimo, ovvero questo qua è un suo libro, Cadrò sognando di volare, è un libro che io ho letto, stavo finendo di leggere quando ero al Giro d'Italia e l'ho finito di leggere nei giorni successivi, ed è un libro molto molto bello che vi consiglio di leggere, appunto, di acquistare e leggere, perché veramente mi ha fatto pensare davvero tantissimo. Genovesi fa bene il suo lavoro come scrittore, veramente eccezionale, ma ha pure fatto una dedica bellissima che adesso vi vado a leggere. Villa Franca Tirrena a Marco, cioè io. E viva noi appassionati delle nostre passioni travolgenti. Ti auguro una strada luminosa. Grazie, grazie, grazie Fabio, veramente. Grazie mille Fabio, perché si è dimostrato essere una bravissima persona. Perché non è uno di quelli che magari si è messo lì e basta, va, foto, ciao, vaffanculo, nel senso, va. Proprio si è messo a discutere con me, a parlare. Voleva sapere che cosa facessi nella vita.
cosa mi piaceva fare oltre ovviamente a vedere il Giro d'Italia, a vedere il ciclismo. Ed è rimasto molto molto contento dalle mie passioni, da quello che mi piace fare e tutto, veramente. E anzi mi ha detto di farmi sentire quando, alla fine, diciamo, della mia lettura, per dargli i suoi feedback. Io quindi, Fabio, ti saluto per questo regalo, perché questa dedica è un vero e proprio regalo per me, veramente. Grazie, grazie mille. Successivamente ho fatto la foto anche col commissario, grandissimo, passo, il grandissimo commissario Marco Saligari. Poi però il tempo si è messo a piovere, quindi io ho dovuto abbandonare il campo e tornare a casa, ragazzi. Per tutti quelli che sono arrivati a questo punto del video, vi saluto e vi ringrazio. Speriamo di poterci emozionare anche nel 2021 con le tappe della Corsa Rosa. Si parla di altre tappe in Sicilia, quindi speriamo, magari anche con Ciccio, di essere presenti ancora una volta al grande spettacolo della Corsa Rosa. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale, se vi è piaciuto questo video di mettere mi piace, commentare, condividere il video con tutti, perché è veramente molto importante per noi. E noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao. Above the sky.